numero di pesci disponibile presso i negozi specializzati è estremamente elevato. Naturalmente nel nostro acquario non possiamo introdurre tutti questi tipi di pesci mescolandoli fra di loro. È necessario conoscere le necessità sia dal punto di vista dei valori chimici dell'acqua sia le caratteristiche del singolo pesce per via dell'aggressività che potrebbe avere nei confronti della sua specie o di specie diverse. Facciamo un esempio di un acquario di piccole dimensioni molto adatto ad esempio a un neofita. Un acquario di piccole dimensioni necessita di pesci con un'aggressività limitata, con un'abitudine al nuoto piuttosto limitata, in modo da potergli offrire una vita corretta. Moltissime persone per questo tipo di acquari si appoggiano ai poecilidi. I poecilidi sono pesci estremamente colorati, quindi molto belli da vedere, estremamente vivaci, non si nascondono e rendono l'acquario allegro. Alcuni esempi di questi poecilidi possono essere la poecilia reticulata, si tratta di un pesce di origine centroamericana, un pesce che però ormai viene riprodotto costantemente e continuamente nel sud-est asiatico, per cui si sono sviluppate diverse varietà di colorazione. Accanto a questo tipo di pesce normalmente abbiniamo dei plati, cioè dei Siphophorus maculatus e dei Siphophorus variatus, che sono anche loro di colorazioni molto vivace sul rosso, sul giallo. Anche questi pesci sono di origine centroamericana, necessitano di un'acqua abbastanza dura e con un pH piuttosto basico, quindi elevato. Questo tipo di caratteristiche, che assomigliano molto alle acque del nostro rubinetto, ci permettono di allevarli con semplicità e senza grossi problemi. Si tratta di pesci che convivono tranquillamente anche con piante vere, in quanto non se ne cibano, e per cui l'acquario che possiamo ottenere, pur essendo piccolo, si manterrà sicuramente molto colorato e molto vivace. In abbinamento ai poecilidi possiamo introdurre nel nostro acquario alcuni pesci pulitori. Si tratta di pesci detritivori, come ad esempio il Corydoras, che raccolgono eventuali resti di mangime non consumato dagli altri pesci. Oltre ai Corydoras, normalmente cerchiamo di introdurre anche dei pesci alghivori che mangiano alghe sulla decorazione, sui vetri e sulle piante. Ad esempio possiamo introdurre degli Ancistrus. Avendo a disposizione acquari di maggiori dimensioni, diciamo fra i 100 e i 200 litri di capacità, è possibile anche scegliere di allevare pesci di dimensioni maggiori, gli scalari oppure i discus. Si tratta di ciclidi della zona sudamericana che vivono in acque tenere e con pH piuttosto acido. Questo tipo di pesci, raggiungendo dimensioni piuttosto elevate, anche sui 20 cm di diametro, è necessario avere degli acquari con un'ampia capacità di acqua e quindi la possibilità di formazione di territori ben delimitati. In abbinamento a questo tipo di pesci possiamo aggiungere dei pesci di branco caratteristici della zona dell'Amazzonia. Mi viene in mente ad esempio il Paracheridon ennesi, chiamato anche volgarmente pesce neon, le Asemania nana, i Megalonphodus, l'Emo in causa e altri caracidi, pesci sempre di branco che vivono tranquillamente in questo tipo di acqua. Anche in questo tipo di acquario è necessario introdurre un certo numero di pesci pulitori. Oltre a quelli citati precedentemente, possiamo citarne alcuni proprio provenienti da questo tipo di zone. Penso ad esempio alla rinoloricaria, alla farlowella. Si tratta di pesci un pochettino più rari, ma sicuramente ben abbinabili con questo tipo di assortimento. In acquari di grosse dimensioni, superiori ai 300 litri, possiamo anche ricreare un ambiente dei laghi africani. Si tratta di laghi estremamente grandi, dove i pesci sembrano più nuotare in un mare che in un ambiente di acqua dolce, proprio per la vastità
del lago stesso. Questo tipo di pesci hanno sviluppato nel tempo un'aggressività estremamente elevata e quindi una territorialità particolarmente intensa. Possono essere allevati tranquillamente con specie diverse, sempre provenienti dallo stesso lago, ma in ogni caso necessitano di grandissime quantità di nascondigli. Un acquario privo di rocce sarebbe sicuramente la fine della maggior parte degli esemplari. Questo tipo di pesci non può essere allevato in presenza di piante, in quanto se ne cibano e soprattutto smuovendo continuamente il materiale di fondo verrebbero sollevate in continuazione le radici, per cui la convivenza è da scartare. I pesci che possiamo allevare in questo tipo di acquario sono Pseudotropheus, Melanochromis, Labidochromis, Trofeus. Si tratta di pesci molto colorati, molto vivaci, che purtroppo però non possono essere assolutamente abbinati con dei pesci di piccole dimensioni e in ogni caso con un'aggressività molto più limitata. In acquari di medie dimensioni possiamo riprodurre anche una risaia del sud-est asiatico. Questo tipo d'acquario necessita di una movimentazione dell'acqua piuttosto limitata e di una forte presenza di piante acquatiche. All'interno di questa famiglia ci sono i colisa, soprattutto il Betta splendens. Il Betta splendens è il famoso pesce combattente thailandese. Si tratta di un pesce che deve essere allevato necessariamente in forma singola. Il maschio è estremamente aggressivo nei confronti di esemplari della stessa specie, soprattutto maschi. Una volta tornati a casa con i pesci acquistati nel negozio, dobbiamo depositare il sacchetto, pieno per metà di acqua e per metà di aria, nel nostro acquario. A questo punto dobbiamo attendere almeno 10 minuti, un quarto d'ora per far equiparare la temperatura dell'acqua del sacchetto di trasporto con l'acqua dell'acquario. Passati questo periodo di tempo è necessario riempire il sacchetto con almeno un paio di bicchieri di acqua dell'acquario. Questo ci permette di equiparare non solo la temperatura ma anche il valore del pH e della durezza delle due acque. L'alimentazione dei pesci del nostro acquario è estremamente importante. Esistono pesci alghivori e quindi devono essere alimentati con mangimi ricchi di fibre e con poche proteine, ed esistono invece pesci che sono più carnivori. Questo tipo di pesci dovrà essere alimentato con sostanze più ricche di proteine e meno ricche di fibre. L'alimentazione corretta per i pesci dipende dalle singole specie. Comunque una somministrazione di 1-2 volte al giorno è più che sufficiente per mantenere in buono stato i nostri pesci. Cominciamo a parlare ora dell'acquario marino. Prima di tutto dobbiamo ricordare che si tratta di un tipo d'acquario un po' più impegnativo rispetto a quello dell'acqua dolce. Di solito consigliamo di partire con un acquario marino solo a persone che già hanno avuto un po' di esperienze in acqua dolce. L'acquario marino si divide in due grosse gamme. Un conto è allevare solo pesci e un conto invece cercare di ricreare un ambiente di barriera corallina in casa. Un acquario per soli pesci è sostanzialmente molto simile a un acquario d'acqua dolce. Possiamo utilizzare gli stessi tipi di accessori, lo stesso filtraggio, lo stesso riscaldamento e sostanzialmente anche lo stesso tipo di illuminazione. Naturalmente ci saranno alcune differenze per quanto riguarda l'uso della sabbia, useremo in questo caso sabbia corallina, ed eventualmente la presenza di sali che sono necessari per poter garantire la salinità presente negli oceani. Questo tipo d'acquario può essere utilizzato per allevare pesci robusti di grossa taglia come balestre, cernie, murene, pesci scorpione ed altri pesci che normalmente non si possono introdurre in un acquario di barriera corallina a causa della loro voracità nei confronti dei coralli.
Se decidiamo invece di installare un acquario di barriera corallina, allora le cose si fanno un po' più complicate. Le necessità dei coralli sono molteplici. Prima di tutto dobbiamo garantire una fortissima illuminazione, caratteristica principale delle barriere coralline. Oltre a questo, la barriera corallina è famosa anche per la qualità della sua acqua. L'acqua delle barriere è sempre poverissima di nutrienti. Questo è indispensabile per poter allevare correttamente gli invertebrati. Un altro fattore importantissimo per i coralli è la movimentazione dell'acqua. Basta immaginarsi uno scorcio di barriera corallina dove le onde continuano a infrangersi sui coralli. Per riuscire ad ottenere tutti questi risultati, dobbiamo assolutamente dotare l'acquario di, primo, una forte illuminazione garantita da lampade a vapori di alogenuri metallici. Si tratta di lampade che non solo riproducono un corretto spettro luminoso, ma garantiscono anche un'intensità luminosa elevatissima. Per fare in modo che la qualità dell'acqua sia corretta, utilizziamo svariati strumenti di filtrazione, fra i quali il più importante è lo schiumatoio. Si tratta in effetti di un prodotto estremamente semplice che serve per eliminare dall'acqua i metaboliti dei pesci e degli invertebrati ancor prima che vengano trasformati dai batteri. Questo garantisce un'acqua estremamente povera, soprattutto a livello di nitrati e fosfati. Per quanto riguarda invece la movimentazione dell'acqua, cerchiamo di ripristinarla tramite l'uso di pompe che simulano le onde dell'oceano. Una volta installata tutta l'attrezzatura tecnica, è possibile introdurre svariati tipi di invertebrati. In questo caso vediamo ad esempio una tridacna. Si tratta di un bivalve posizionato normalmente sulla piattaforma corallina. In natura si trova con una apertura delle labbra molto meno evidente. In questo caso invece si ha la completa estroflessione del mantello. Un altro tipo di invertebrato facilmente levabile è l'orecchia d'elefante. Si tratta di un corallo molle con poche esigenze. Questo particolare invertebrato verso sera si chiude a palla e tende delle trappole a dei piccoli pesci, intontendoli e poi digerendoli attraverso il suo disco orale. Sempre molto semplici sono i sarcophyton. Si tratta di alcionacei frequentemente ritrovabili dappertutto in quasi tutti i mari tropicali dell'Indo-Pacifico, e si tratta di una colonia di polipi. Non si tratta di un solo esemplare, ma proprio di molti polipi uno vicino all'altro. Questi polipi si nutrono esclusivamente di plancton che durante le ore notturne risale dalle profondità dell'oceano. In acquario possiamo utilizzare anche invertebrati a rapida crescita. Si tratta di coralli con forti esigenze per quanto riguarda sia l'illuminazione che per la corrente, e per cui sono adatti ad acquariofili esperti. Possiamo citare fra questi le acropore, le poecillopore, le seriatopora. Per chi per la prima volta invece si avvicina all'acquario barriera corallina, consigliamo altri alcionacei come le sinularie, i litofitum, il lobofitum, cui necessitano sempre di meno i valori dell'acqua perfetti e forte illuminazioni. È importante ricordare che il prelievo di coralli dalla barriera corallina è regolamentato da severe leggi internazionali. Una commissione, la commissione CITES, permette o non permette il prelievo di determinati tipi di coralli per salvaguardarne la loro presenza in natura. Quello che vi abbiamo detto finora sono gli accorgimenti tecnici e le nozioni basilari per poter allestire il primo acquario. Ricordiamoci però che la virtù migliore per un acquariofilo è la pazienza. L'acquario non è un soprammobile, ma un ambiente vivo che necessita di tutte le vostre cure e attenzioni.